Ciao amici di YouTube, benvenuti a questo nuovo video, ragazzi, dedicato a come installare Big Sur su Mac non supportati. Ragazzi, so che mi avete chiesto di questo tutorial per installare Big Sur su Mac non supportati, ancora più vecchiotti di quelli che ho installato io sul mio MacBook Pro da 15 del 2013, perché io avevo fatto la guida dai modelli da 2013 in poi. Ora, andando a controllare e vedendo la situazione come si andava a svolgere, ho trovato un metodo abbastanza facile, tra virgolette, però l'ho dovuto testare in questi 2-3 mesi per vedere come, a che punto eravamo arrivati, ragazzi. E come alcuni di voi avrà visto il video precedentemente, avevo fatto vedere che il mio MacBook bianco del 2010 ero riuscito a installare Big Sur senza quasi problemi. Quindi, ragazzi, ora vi faccio vedere cosa abbiamo bisogno, però apro una parentesi: alcune procedure che avevo visto sul web mi hanno dato alcuni problemi e quindi ho dovuto, diciamo, studiare un metodo che viene abbastanza semplice, tra virgolette, per tutti coloro che vogliono fare questo aggiornamento. E installare Big Sur su Mac non supportati senza problemi. Quindi vi farò vedere la procedura come ho fatto io e quindi al 95% non dovremmo avere problemi, ragazzi. Quindi ora vi faccio vedere cosa abbiamo bisogno. Quindi chiusa questa parentesi. Allora, ragazzi, noi abbiamo bisogno di queste due applicazioni. Sono questi due programmi. Uno si chiama MDS ed è formato DMG e uno è Open Core Patcher. Prima che vi faccio, diciamo, spiegarvi Open Core Patcher, dobbiamo in teoria aprire questo programmino di qui, lo scompattiamo come vedete e dobbiamo installare il file PKG, questo di qua, MDS PKG. Clicchiamo sopra, andiamo su continua, installa, mettiamo la nostra password amministratore. Apriamo e farà l'installazione. Allora, ragazzi, questa applicazione serve per scaricare le versioni di macOS Big Sur. Ma non vi preoccupate se ci sono problemi anche con questa applicazione, vi lascerò il link in descrizione dove potete scaricare questa versione di Big Sur che uso io per installare sui Mac non supportati. Va bene? Io vi mostro questa procedura per essere un po' più completa, la guida, va bene? Se avete alcuni problemi potete andare a scaricare sempre Big Sur tramite il link che vi lascerò qui sotto in descrizione. Va bene, ragazzi? Chiusa questa parentesi, andiamo sull'applicazione. Come vedete, se è aperta questa applicazione, dobbiamo mettere noi dobbiamo premere questo tasto e lo chiudiamo a posto. Come vedete, questo programma ci permette di scaricare le varie versioni di macOS Big Sur e noi dobbiamo andare in questa voce qua, download macOS. Andiamo qui. Vi raccomando, questa versione di questa applicazione funziona su Mojave e versioni superiori, quindi Mojave o Catalina. Su versioni precedenti come iSierra o Sierra non funzionano queste applicazioni, quindi non lo potete fare. Dovete avere minimo Mojave o Big Sur o Catalina, va bene? Quindi, detto questo, come vedete ci sono tutte le versioni dei sistemi operativi di Apple. Qua c'è addirittura la versione ultima che è uscita, è la versione 11.3.1. Ragazzi, non scaricate questa versione perché io ho fatto una prova, ho fatto un test, non riesco a installare questa versione di macOS Big Sur sul mio Mac non supportato, quindi non lo dovete scaricare. Se vi compare questa schermata, non vi preoccupate, perché su Catalina ho notato che non affaccia questa schermata, ma affaccia quella giusta. E andiamo dove c'è scritto questo tasto di qui, dove c'è scritto catalogo, tra virgolette, andiamo qui e dobbiamo scegliere Customer. Clicchiamo qui, aspettiamo che lui carica e se non sbaglio dovrebbe darci tutte le versioni di macOS. Esatto, come vedete qui ci sono tutte le versioni e anche addirittura vedete ci sono pure le beta.
quindi possiamo scaricare pure la beta, ma a noi non ci interessa. E dobbiamo scaricare la versione di macOS Big Sur, la 11.2.1, che vi consiglio, oppure la 11.1.2.2. Va bene, ragazzi? Queste versioni vi consiglio di scaricare questo. Quindi andiamo poi su download e automaticamente ci dirà il percorso dove lo vogliamo scaricare. Io nel mio caso ho selezionato la cartella download. Quindi premete open e lui scaricherà. Non lo faccio perché il video si prolungherebbe troppo. Io già per motivi di tempo già l'ho scaricato, ragazzi. Quindi questo di qua è a posto. Allora, ragazzi, dopo che ho chiuso l'applicazione e abbiamo scaricato Big Sur, ora dobbiamo creare la nostra chiavetta USB con il sistema operativo di Big Sur per fare l'installazione, ragazzi. E abbiamo due metodi. Io ora ve li faccio vedere, però vi consiglio io di fare la creazione della chiavetta tramite terminale, che la trovo molto precisa e molto più sicura. Però vi faccio vedere anche questo metodo, quindi vedete voi, valutate voi quale fare, va bene? Quindi vado ad aprire di nuovo l'applicazione che vi dicevo poco fa. Mettiamo sempre questa risposta di qua, come vedete. C'è scritto questa, dove c'è l'opzione download macOS, c'è creazione di macOS installer. Quindi ragazzi, cosa dobbiamo fare? Intanto, dove vedete il lucchetto, lo dobbiamo sbloccare. Mettiamo il nostro codice amministratore. Ho sbagliato. Quindi mettiamo il nostro codice amministrativo. Ok. E come vedete ci sono queste due voci che dobbiamo fare, quindi queste due opzioni. Quindi andiamo a selezionare il volume senza titolo, come vedete si chiama così la mia chiavetta USB, e poi dobbiamo andare a scegliere l'installer. Come vedete, l'installer si trova già sull'applicazione, ma non si trovava già qui macOS Big Sur. Quindi cosa ho fatto? Se vi ricordate, avete visto il video, io il download me l'ha messo, cioè scusate, quando sono andato a scaricare Big Sur me l'ha messo sulla cartella download e ora vi faccio vedere come lo scarica. Come vedete, l'ha scaricato in questo formato. Come vedete, install macOS Big Sur è DMG, quindi lo dobbiamo aprire, quindi scompattare, e vedete, dentro il file DMG troveremo queste due cartelle. Dobbiamo andare sulla cartella applicazioni e dobbiamo trascinare o sulla scrivania o sulla cartella direttamente applicazioni, come ho fatto io, va bene? Quindi mi raccomando, non dimenticate questo passaggio. Quindi, dopo che avete fatto questo e abbiamo messo l'installer di Big Sur sulle applicazioni, andiamo a scegliere. Quindi dobbiamo andare a scegliere l'installazione di Big Sur, va bene? Mettiamo open. Quindi ora ci rimane solo di creare la chiavetta. Vedete, c'è il tasto ora create che è stato sbloccato tramite il codice. Qui c'era il lucchetto, l'abbiamo sbloccato tramite il nostro codice amministratore. E andiamo sul tasto crea. Ora andiamo su qui, ora la formatterà e creerà la chiavetta di installazione. Va bene? Quindi questo è la prima procedura per fare la chiavetta USB, quindi come creare la chiavetta USB in questo modo molto semplice, molto automatico, quindi non dovete mettere nessun comando del terminale, ma fa tutte cose in automatico. Infatti, se noi andiamo su questo tasto, vedete, e lo premiamo, farà vedere tutta l'operazione che sta facendo come se sarebbe nel terminale, vedete? Quindi è stato formattato e quindi sta copiando tutto sulla chiavetta, va bene? Stato è copy, ok. Infatti, se ora io vado sulla mia chiavetta USB, vedrete che sta installando macOS Big Sur. E quindi, ragazzi, lo sta facendo, va bene? Qui c'è la percentuale, quindi siamo a 0. Ora io metterò il video in pausa e appena terminerà farò vedere come creare invece la chiavetta di installazione tramite terminale. Quindi ci vediamo dopo, ragazzi, va bene?
Ok ragazzi, dopo che ha terminato di creare la nostra chiavetta di installazione di Big Sur, noi qui il programma lo possiamo anche chiudere e vi faccio vedere che la chiavetta è stata creata correttamente. Come vedete c'è macOS Big Sur sulla nostra chiavetta. Quindi ragazzi, questo metodo, il primo metodo, già l'abbiamo fatto e quindi va perfettamente, funziona. Il secondo metodo, ragazzi, ora vi spiego come creare la chiavetta USB tramite il terminale. Quindi ora vi farò vedere i comandi di come creare una chiavetta USB anche senza l'applicazione. Va bene, ragazzi? Quindi andiamo su terminale, quindi vai su utility, andiamo su terminale, lo apriamo, ok, chiudiamo e lo mettiamo qui. Come vedete io qua c'ho un file del comando dove devo digitare sul terminale. Ma prima di digitare questo file o copiare o incollare questo file sul terminale, dobbiamo rinominare la nostra chiavetta. E io metterò, come vedete, nella mia chiavetta, metterò proprio il nome chiavetta. Mi raccomando, quindi voi lo dovete rinominare chiavetta. Quindi vado su macOS Big Sur, quindi installer, e rinomino la penna USB in chiavetta. Va bene? Ok ragazzi, chiarissimo? Va bene. Ora cosa mi rimane? Devo copiare il comando. Come vedete, faccio copia, incolla, ok, premo invio, scusate, e vado a mettere la mia password amministratore. Va bene? Come vedete, l'ha visto, quindi funziona perfettamente. Mi dice di inserire il tasto yes, quindi y, mettiamo yes e premo invio. Come vedete, la chiavetta è stata formattata, non c'è più, e l'ha rinominata install macOS Big Sur. Ragazzi, come vedete, ora sta facendo l'installazione, quindi sta copiando i file di installazione di macOS Big Sur sulla chiavetta. Quindi ragazzi, appena terminerà, potete direttamente staccare poi la chiavetta e fare l'installazione. Ora io per motivi di tempo metterò il video in pausa e appena avrà terminato di installare macOS Big Sur, vi faccio vedere, come preparare la chiavetta per fare l'installazione sui Mac non supportati. Quindi ci vediamo dopo, ragazzi. Come vedete, ha terminato l'installazione di macOS Big Sur è arrivato al 100%, ora noi dobbiamo fare chiudere e terminare e abbiamo finito. Come vedete già qui c'è di nuovo Big Sur installato. L'unica cosa che dobbiamo fare, ragazzi, è portare questa applicazione Open Core Patcher e lo copiamo, quindi lo trasciniamo dentro la nostra chiavetta di installazione che ci servirà per dopo. E alcuni tutorial fanno vedere che patchano la chiavetta. Io la chiavetta, ragazzi, non la voglio patchare perché andrò a fare l'installazione pulita, quindi quasi come originale. Quindi, ragazzi, per questa prima parte è tutto. Ora andiamo a vedere come installare Big Sur su un Mac non supportato. Quindi ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, siamo qui sul mio MacBook bianco del 2010. Come vedete, io già ho installato Catalina. Vi faccio vedere un po' quindi le caratteristiche. Un attimo, faccio uno zoom. Ok, quindi questo è il mio MacBook bianco, come dicevo io, che è un MacBook 13 pollici del 2010. Le stesse caratteristiche che avete visto del video precedente che vi ho fatto vedere che ho installato Big Sur su questo MacBook. Quindi ragazzi, ora cosa faccio? Vi faccio vedere la procedura che ho fatto io, l'ho diciamo perfezionata, perché alcuni YouTuber fanno vedere che direttamente quando noi creiamo la chiavetta USB con Big Sur, patchano la chiavetta per far partire il sistema operativo, quindi il bootloader di Big Sur. Ragazzi, quindi cosa faccio? Ora vado a inserire la chiavetta sul Mac. Come vedete è affacciata qui, quindi l'ha caricata. E vi ricordavate,
Ora faccio un piccolo zoom. Qui c'è Open Core. Quindi Open Core, o l'aprite direttamente della chiavetta, o direttamente potete fare, che io vi consiglio questo, che ora lo chiudo, quindi termina. Io vi consiglio di trascinarlo sul Mac per avere una maggiore sicurezza che funziona. Fatto questo, che abbiamo trascinato Open Core Patcher, ora lo dobbiamo attivare, ragazzi. Quindi ora avvicino un attimo il Mac. Cambio un attimo l'inquadratura per farvi vedere quello che faccio. Quindi ora vado ad aprire l'applicazione. Quindi lui è partito a posto e vi faccio vedere quello che faccio. Quindi vado su nuova finestra del Finder. Fate attenzione a questo che sto facendo. Vedete qui ci sono disposti i dischi. State attenti che ora vi faccio vedere come apparirà il disco UEFI. Però per avere una migliore visuale andiamo su Computer e vedete che qui ci sono i dischi. Facendo questa procedura di andare a installare Open Core direttamente nell'hard disk del nostro Mac, abbiamo, diciamo, il 95% che l'installazione avvenga con successo. Quindi seguite questo passo che è molto importante, ragazzi. Quindi, come dice, ci sono le varie opzioni. Quindi noi dobbiamo scegliere l'opzione 1 di fare aprire Open Core. Quindi andiamo a premere il tasto 1, sta caricando Open Core, quindi premiamo di nuovo invio e dobbiamo andare sull'opzione 2. Quindi andiamo su opzione 2 e caricherà, diciamo, tutte le periferiche che abbiamo collegato sul nostro Mac. Quindi l'hard disk, a noi ci interessa l'hard disk interno. Come vedete, il disco rigido che c'è, cioè il disco SSD che ha il mio MacBook, è da 120 giga, quindi è l'opzione 0, quindi disco 0. Quindi vado a premere il tasto 0, premo invio, poi qui mi dice dove installare Open Core e dobbiamo andare a premere dove dice disk 0S1 EFI da 209,7 MB. Quindi premiamo il tasto 1 e premiamo di nuovo invio. Ora, come vedete, mi chiederà di mettere la mia password amministrazione, quindi amministrativa, la mia password. Mettiamo la password, mettiamo ok. Come vedete, sta caricando velocemente il disco UEFI che avete visto che l'ha caricato qui poco fa e ora è scomparso. Quindi, ragazzi, abbiamo terminato la operazione, diciamo, la più importante per installare ora nativamente Big Sur. Quindi, ragazzi, cosa ci resta? Ci resta di spegnere il nostro Mac e riavviare il Mac con il tasto Alt. Quindi ora metto un attimo il video in pausa e vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Quindi ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, dopo che abbiamo installato Open Core Patcher sul nostro hard disk principale, nel nostro MacBook, in questo caso nel mio MacBook, cosa dobbiamo fare, ragazzi? Quindi l'ho spento, ora lo dobbiamo avviare, quindi lo dobbiamo accendere e far partire la partizione dove ho installato Open Core e quindi andare a fare poi l'installazione tramite la chiavetta che già vedete che è inserita di Big Sur. Quindi mi raccomando, seguite questo passaggio che è fondamentale. Quindi vado ad accendere il Mac, tengo premuto Alt, lui si sta avviando. Ok, ragazzi, ora lascio il tasto Alt e vi faccio vedere ora cosa appare nel MacBook. Va bene? Deve apparire questo. Allora, ragazzi, come vedete, affacciano queste partizioni. Quindi affaccia il disco dove ho installato Caterina, quindi il disco rigido del mio Mac, la chiavetta USB e la partizione, come vedete, del Open Core Patcher. Se vado a staccare la chiavetta, vedete, scompare, però rimane sempre l'hard disk del mio Mac e la partizione UEFI che l'ho installato sull'hard disk centrale, quindi sull'hard disk interno del mio Mac, ho installato Open Core
Patcher, quindi al 95% riusciremo a installare Big Sur senza problemi, ragazzi. Ora vado a reinserire di nuovo la chiavetta e come vedete appare di nuovo la chiavetta USB. Ragazzi, una cosa molto fondamentale che dovete sapere: non dovete premere invio sull'installazione, quindi sulla chiavetta di Big Sur, nemmeno sulla partizione del Mac, quindi sulla disk del Mac, ma dovete andare dove c'è scritto UEFI boot, quindi dove c'è l'icona di Open Core Patcher. Però vedete questa icona che è una freccia verso l'alto? Dobbiamo premere il tasto Control, è molto importante perché sennò l'installazione non andrà a buon fine. Come vedete, freccetta su, Control, freccetta che gira su se stessa. Ora, andando con il mouse o con invio, premiamo si riavvia il Mac e apparirà questa schermata. Come vedete, questa schermata è di Open Core che ci permette di installare Big Sur. Infatti, affaccia l'icona di Big Sur, ragazzi. Ora non ci rimane che andare a premere sopra l'icona dell'installazione di Big Sur e partirà l'installazione. Guardate, come vedete, sta caricando l'installazione. Quindi ora cosa farò, ragazzi? Metterò un attimo il video in pausa e appena caricherà il file di installazione vi farò vedere passo per passo cosa dobbiamo fare prima di installare Big Sur. Quindi ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, come vedete, dopo il caricamento che ha fatto dell'installazione di Big Sur, affaccerà la modalità recupero, quindi la modalità recovery, e come voi sapete, qui è la modalità dove dobbiamo fare alcune modifiche e poi l'installazione di Big Sur. Qui, ragazzi, noi dobbiamo andare su Utility Disco. Eccoci qua. Quindi caricherà ora il nostro disco e dobbiamo eliminare questi, dobbiamo cioè formattare, quindi inizializzare le partizioni dove c'è, come vedete, Catalina. Quindi ora io faccio elimina, elimina, ok, faccio così, quindi fine. E vado sulla partizione dove c'è scritto macOS Catalina, ragazzi. Mi raccomando, è molto importante fare questa procedura. Quindi non dobbiamo formattare il nostro disco, perché se formattiamo tutto il disco si formatta anche la partizione UEFI. Quindi dovete fare questa procedura che vi dico io e non sbaglierete. Quindi andiamo ora su inizializza, mettete il nome che volete, io ci metterò HDD Big Sur. Bene, quindi Big Sur e vado a inizializzare, quindi vado a formattare il disco. Va bene, quindi prepariamo il nostro Mac a installare Big Sur. Chiederà un po' di secondi, quindi un minuto, qualche tempo che crea il volume. Va bene. Ok, ragazzi, quindi l'operazione è andata con successo, quindi a buon fine. Quindi ora cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dopo che abbiamo creato il nostro, cioè abbiamo creato la partizione per installare Big Sur e tutto, eccetera, eccetera, quindi facciamo un'installazione pulita. Dobbiamo andare ora sull'opzione installa Big Sur. Va bene? Io vi consiglio anche di essere non collegati a internet, perché può accadere se si collega ai server di Apple che vi può bloccare, però non dovrebbe succedere. Però se siete collegati a internet vi consiglio di scollegarvi, va bene? Quindi ora vado su qui, installazione di Big Sur, poi andate su continua o cliccate due volte, va bene, ragazzi? Apparirà la schermata, come vedete, questa finestra dove ci dice di installazione di Big Sur. Quindi vado su continua, accetta, accetto. Ora dobbiamo scegliere la partizione che abbiamo creato, io l'ho chiamata HDD Big Sur e vado su continua. Quindi, ragazzi, come vedete, sta installando ora Big Sur sul mio MacBook bianco, quindi del 2010, su un Mac non supportato. Quindi
Quindi ragazzi, qui tempo, mi chiede tempo rimanente 20 minuti, quindi metterò il video in pausa. Appena terminerà l'installazione, riprenderemo di nuovo passo per passo cosa dobbiamo fare per far funzionare poi Big Sur sul Mac. Niente ragazzi, allora ci vediamo dopo. Metto in pausa il video e ci rivedremo dopo. Allora ragazzi, sta installando il sistema operativo e manca ancora 18 minuti, quindi non ci sono stati nessun intoppo, credo che l'installazione sta andando abbastanza bene, quindi ci vediamo appena terminerà questa fase dell'installazione, quindi ci vediamo dopo ragazzi. Allora ragazzi, dopo che il Mac si è riavviato più volte, vi capiterà alla terza, mi sembra, alla quarta volta che il Mac si spenga. E dovete fare di nuovo la procedura di premere il tasto Ctrl, prima Alt, scegliete di nuovo la partizione dove c'è Open Core Patcher, premete di nuovo Ctrl, riavviate come vi avevo detto all'inizio e vi ripartirà di nuovo diciamo il caricamento di Big Sur e affaccerà questa schermata, quindi per fare partire il sistema operativo, va bene? Perché può capitare che si blocchi. Io l'ho fatto ed è partito perfettamente. Ragazzi, qui ora mi fa scegliere la lingua, quindi noi mettiamo su italiano. Questo passaggio sarà un po' lentuccio perché va un po' a forzare, diciamo, l'installazione, però funziona, ragazzi. Quindi se perderò un po' di tempo, casomai taglierò, metterò un attimo i video in pausa e andrò avanti, va bene? Ora vediamo se va avanti. Ok, ho fatto continua. Mi sta caricando. Ok. Va bene, continua. Non adesso. Metto continua. Vediamo. Allora, ragazzi, facciamo così: metto un attimo i video in pausa perché è molto lento. Quindi, per non fare durare il video troppo lungo, cioè metto il video in pausa, carico tutti i miei dati e vi faccio vedere poi la fine dell'installazione. Va bene? Ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine della configurazione. Quindi, vediamo se va avanti. Vi faccio vedere che ho installato Big Sur perfettamente sul mio Mac con supportato. Allora, il primo avvio è un po' lento, ragazzi, perché il sistema è originale, quindi ora poi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare, si deve un po' patchare. Quindi il primo avvio è normale che sia così, ma poi è più veloce. Come vedete sta caricando. Ok ragazzi, perfetto, mi posso ritenere soddisfatto, l'installazione di Big Sur è avvenuta con successo ragazzi. Ora il tempo che carica, vedete, sta caricando perché è il primo avvio, mi chiede anche il fatto della tastiera, mettiamo continua, vediamo, quindi ok, qui lo possiamo anche chiudere. Ci siamo ragazzi, come vedete... Però il Mac ha questa schermata bianca, non riconosce ancora bene i driver perché non ci sono ragazzi, perché il mio MacBook bianco non è supportato, quindi come vedete è molto legnoso, vedete? Molto che si blocca. Quindi ora vi faccio vedere cosa si deve fare. Vediamo se riesco, anche perché il Mac non ve ne accorgete, ma surriscalda molto quando dobbiamo installare la prima volta Big Sur, quindi è molto tutto rallentato. Ma poi quando lo patchiamo e andiamo a installare tutti diciamo i cast che ha bisogno il nostro Mac, poi funziona perfettamente. Infatti ho fatto un video che fa vedere come gira Big Sur su questo Mac. Ragazzi, niente, faccio un attimo una pausa, imposto tutto e vi faccio vedere come va.
Allora ragazzi, dopo che ha caricato tutto, perché era la prima accensione, quindi la prima installazione, sono riuscito ora a caricare la chiavetta USB. Quindi vedete che per ora, come dicevo prima, i driver e tutto non funziona perché vedete è tutto statico. Cosa dobbiamo fare? Prendere il nostro Open Core Patcher e lo dobbiamo trascinare sulla nostra scrivania, sul nostro Mac. Quindi arrivato a questo punto possiamo anche togliere la chiavetta, quindi la vado a togliere e dobbiamo ora patchare il sistema operativo. Patchare non è esatto, ma dobbiamo andare a installare i kext che sono a tipo i driver che sono di Windows, però sono del Mac, per far funzionare sia la scheda video che anche la scheda di rete e le varie, diciamo, periferiche del nostro Mac, va bene? Quindi ora vado a fare partire Open Core Patcher, aspettiamo che lo carica, va bene. Come vedete, ora lo metto un po' più vicino e dobbiamo fare questa volta invece di opzione 1 o la 2, dobbiamo andare su opzione 3. Quindi andiamo a premere opzione 3 andiamo a premere opzione, quindi il tasto 1 e premiamo invio, quindi enter. Come vedete sta scaricando tutti i file che abbiamo bisogno sul nostro Mac. La procedura durerà su per giù, dipende ognuno del nostro Mac, quindi può durare come un minuto o un minuto e mezzo, però andiamo a aspettare che faccia questa operazione. Quindi, come vedete, abbiamo fatto già questa operazione e ha quasi terminato. Mi dice di premere Enter, quindi invio. Dobbiamo mettere la nostra password amministratore. Come vedete, sta installando ora tutti i nostri kext. Dopo che ha terminato, aspettiamo che finisce questa operazione. Ok, ragazzi, ho terminato. Premo invio e mi dice ora di premere di nuovo invio per uscire. Va bene ragazzi? Quindi ora cosa farò? Ragazzi, riavvierò il Mac e vi farò vedere che le opzioni grafiche funzioneranno sul mio MacBook bianco. Quindi ora metto un attimo i video in pausa e riavvio il Mac. Quindi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, come vedete ho riavviato il Mac e ora è cambiata anche l'estetica. C'è l'effetto trasparenza sulla dock, come vedete. Ora funziona pure il Launchpad, quindi il Launchpad funziona, come vedete c'è l'effetto grafico e se vuoi andare su in preferenze di sistema posso attivare ora tutti gli effetti tra virgolette grafici del Mac. Quindi ora andiamo a vedere. Come vedete questo è normale perché si sta diciamo sistemando un po' la grafica, quindi ora andiamo a vedere, lo rifaccio di nuovo. Ok, come vedete, siccome essendo che il Mac sta patchando tutti i problemi a livello di scheda video, scheda di rete e tutto, come vedete ora si vede. Poco fa c'era quel problema di grafica, però funziona, ora è più fluida la situazione, vedete? Quindi se ora io vado su dock e vado a mettere effetto ingrandimento, l'effetto ingrandimento ora funziona perfetto, ragazzi. Quindi
Quindi, come vedete, con questa procedura che ho fatto io, il vostro Mac non supportato, quindi nel mio caso è un modello del 2010, ma anche l'iMac del 2009 o anche i Mac del, scusate, anche i mini Mac del 2009, non ci dovrebbero essere problemi. Quindi niente ragazzi, per questo video è tutto ragazzi, se il video è stato di vostro gradimento apprezzerei un bel like, iscrivetevi al canale, mettete almeno un 50 o un 100 like per sostenermi del lavoro che ho fatto, quindi ragazzi sarei veramente grato. Se avete domande scrivete qui sotto dei commenti che io vi risponderò, quindi al prossimo video ragazzi, ciao!